Buongiorno a tutti i parrocchiani, un abbraccio ai ragazzi dell'oratorio da parte di Don Armando, Don Natale e Don Umberto. Oggi ci prepariamo a vivere la sesta domenica di Pasqua. È l'ultima domenica di Pasqua prima delle grandi feste dell'Ascensione e della Pentecoste. Il tema su cui vorrei meditare oggi è proprio questa potenza unitiva di Cristo. Cioè Cristo unisce. Noi normalmente siamo abituati a pensare alla religione come una forza divisiva. Abbiamo in mente tutto quello che è successo nella storia, abbiamo in mente anche quello che sta succedendo in questo tempo, le grandi guerre anche a sfondo religioso, l'aggressività del terrorismo islamico musulmano, anche un certo integralismo cristiano e cattolico. Ecco, la prima lettura ci fa ricordare che la religione cristiana è stata un motore forte di unità e inizia da subito. Gli ebrei di lingua ebraica, accettano gli ebrei di lingua greca e oggi vediamo Filippo che va in Samaria. Giudea e Samaria erano come cani e gatti, si odiavano, non andavano d'accordo su niente. Filippo porta Cristo in Samaria e questi si convertono, trovano in Cristo un punto su cui convergere. Ma perché Cristo sia un punto di convergenza fra gli uomini va testimoniato e proprio di questo parla la seconda lettura. Pietro ci ricorda di dare testimonianza, essere pronti a rendere ragione della nostra fede e questo si può fare in due modi, conoscendola innanzitutto, quindi è d'obbligo, è bello istruirsi sul cristianesimo, su quello che Cristo ha insegnato, sapere perché ha insegnato e le basi storiche della nostra fede. E poi in secondo luogo nella pratica del cristianesimo, cioè praticando profondamente il dettato di Cristo, noi possiamo testimoniarlo. E qual è questa pratica a cui ci chiama Cristo? È espressa benissimo nel Vangelo di oggi. Cristo ci chiede di amarlo osservando i suoi comandamenti, molto semplicemente. Se noi lo amiamo e osserviamo i comandamenti, noi saremo in comunione col Padre, come Lui è in comunione con il Padre. Il modello di unità profonda è proprio Gesù col suo Padre, un'unità di intenti, un'unità di volontà, un'unità di preghiera. Chi è che ci permette di raggiungere questa vetta altissima della comunione con il Padre e con il Figlio? Lo Spirito Santo. Perché? Perché noi non riusciamo ad andare da Lui, allora Lui viene da noi. Gesù ascende, ma manda il Paraclito, cioè Dio che rimane con noi sotto altra forma. E allora, per testimoniare Cristo nel mondo, non dobbiamo fare altro che rimanere uniti a Lui, nel suo amore, profondamente nella preghiera, e amare i suoi comandamenti e metterli in pratica nella vita di tutti i giorni. Buona settimana, buona domenica e tanti tanti auguri per la riapertura finalmente delle sante messe al pubblico che avverrà da lunedì 18. Buona giornata!